Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Roberto Borrelli. Oggi torniamo su uno dei miei migliori programmi, uno di quelli che sinceramente amo di più ed è anche uno di quelli che mi ha distolto un pochino dal lotto, perché praticamente attraverso l'utilizzo di questo programma ho cominciato a giocare in modo proficuo al 10 e lotto serale. Attenzione, si parla di 10 e lotto serale, quello legato alle estrazioni del lotto, quindi non quello ogni 5 minuti, quello lo lasciamo da parte per adesso perché quello è veramente una lotteria. Invece questo legato alle estrazioni del lotto è una cosa sulla quale si possono fare valutazioni statistiche e cose del genere, ma soprattutto questo mio programma 10 e lotto magico 2020 implementa un algoritmo particolarissimo che cerca delle terzine molto molto valide su un albero che ho chiamato neurale, perché la ricerca è una forma di ricerca attraverso un algoritmo neurale. È una cosa fantastica. Non trova una sola terzina da mettere in gioco, ne trova tante, ma tutte quelle che trova sono assolutamente valide. E come si fa a distinguere, diciamo, quelle che potrebbero essere più in linea di uscita, più in arrivo? Ve lo faccio vedere subito, ma prima vi voglio far vedere una vincita di ieri sera, perché qualcuno dice, ma al 10 e l'8 con il terno, perché noi giocheremo solamente le terzine per terno, che pagano 45 volte. E giocheremo gli ambi che sono coinvolti in queste terzine che pagano 14 volte. Uno diceva: vabbè, ma cosa fai? Giochi un euro per vincere 14, che ci fai? È vero, che ci fai? Che ci fai? Niente. Ma se giochi in questo modo, come faccio io e come ho spiegato diverse volte, cioè prendo una terzina e dopo vi faccio vedere come ho scelto questa terzina. Prendo comunque una sola terzina e la gioco. Ne gioco 2 unità, 2 euro. Ognuno gioca quanto vuole, però io tanto devo parlare di unità di gioco. L'unità, il minimo è 1 euro. Gioco 2 euro in modo che se esce la terzina ho 90 euro. Poi gioco i tre ambi coinvolti, quindi in questo caso era la terzina era 7, 48, 65. Poi c'era 7, 65, 48, 65, 7, 48. Questo è facilissimo, sono i tre ambi coinvolti, no? Bene, cosa succede? Qui ho giocato anche su questi ambi solamente 2 euro, in modo che se esce l'ambo, e l'ambo esce spessissimo, ho una vincita di 28 euro e comunque mi ripaga delle spese, nell'attesa di arrivare alla vincita seria, cioè quella del terno, perché se andiamo a vedere quanto ho vinto ieri sera, ieri era giovedì 18 giugno, è uscita proprio questa terzina, ho vinto il terno, ho vinto questo ambo, quest'altro ambo e quest'altro ambo. Quindi vi faccio vedere, si parla di 10 lotto serale legato alle estrazioni del lotto. Il terno, questo qui, ho giocato 2 euro, ha reso 90. Gli ambi hanno reso, ho giocato 2 euro ognuno, hanno reso 28 euro per 3, quindi 84 euro. Totale 90 più 84, 174 eurini tondi tondi. Poco fa sono andato a riscuotere, la persona simpaticissima, la persona al banco ha fatto: ah, ma allora si vince qualcosa con il 10 lotto. Porca miseria, 174 euro. Lasciatemi dire che tra averli e non averli c'è differenza. A proposito, zero tasse. Al 10 lotto non ci sono tasse. Come conviene giocare? Conviene giocare una terzina, così come ho detto io, e si spendono 8 euro in tutto, e poi magari un'altra terzina solamente al minimo, cioè 1 euro, 1 euro, 1 euro e 1 euro. Quindi tutte giocate da un solo euro, perché comunque se esce il terno e i tre ambi c'è una bella vincita in ogni caso, perché si vincerebbero a quel punto 45 euro più 14 per 3. Che non è male, non è male anche in quel caso. Tenendo in gioco due terzine si vince molto spesso. Ho persone, amici, che hanno questo programma e che hanno vinto anche 7 volte di seguito. Questa è la mia personale vincita di ieri sera, ve l'ho fatta vedere. Adesso vi faccio vedere come si usa il programma. E questo vuole essere una spiegazione utile a chi ha già il programma e magari l'ha messo da parte perché ha diversi programmi miei. Uno dice: ma io ne ho tanti, non so quale usare. Usa una settimana uno, una settimana l'altro. Adesso, se ti vuoi concentrare sul 10 e l'8, si lavora in questo modo. È utile anche a chi vuole semplicemente adesso dei pronostici da mettere in gioco reale. Attenzione, ognuno lo fa sotto la propria responsabilità, perché non
Non ci sono ovviamente certezze di vincita, certezze non ci sono mai. Se c'è qualcuno che vi dice vi do un numero certo, sicuramente mi dai 1 milione di euro, io ti do un numero sicuro, beh, quella è una cavolata grossa come una casa. Un numero sicuro al 100% non esiste, non può esistere. E neanche un ambo, neanche un terra. Ovviamente. E neanche al 10 e l'8, certezze non ce ne sono. Ma questa elaborazione è eccezionale, è fotonica, come dico ultimamente. Ho preso spunto dalla pubblicità che fa una concessionaria di auto di Perugia, che mi piace tantissimo, la ragazza che fa la pubblicità dice: abbiamo un'offerta fotonica, bellissima. Vi faccio vedere. Il programma è aggiornato al 18 giugno. Come si fa ad avere un nuovo pronostico? Come si fa? Ecco qua, allora, ritardo numeri 10 e l'8. Si fa in questo modo. Per esempio, vado, ah scusate, clicco su ritardo numeri 10 e l'8. Ottengo questa maschera dove ho il ritardo per ogni numero. Vado sul grafico, vedete qui sulla destra, bottoncino grafico, mi fa vedere una rappresentazione dei ritardi fatta in modo migliore. Adesso, per esempio, il massimo ritardatario è il 4, che porta 21 turni di ritardo, poi c'è il 5, ancora 21 turni di ritardo, e poi l'8, il 17, insomma ce ne sono tanti affiancati, eh? Magari ci concentriamo sul 4, ma prima vi faccio vedere che cosa ho fatto nei giorni scorsi. Semplicemente vedete qui sotto analisi temporale, io adesso qui sono all'ultima estrazione, vado indietro di una, alla 4096, quindi prima dell'estrazione di ieri, e avevo il 65 in prima posizione, lo vedete qui, 65, con 21 turni di ritardo. Allora cosa ho fatto? Sono andato nel menu di ricerca, di elaborazione, eccolo qui, questo, e ho cercato semplicemente una terzina che contenesse il 65. Presa quella terzina, messa in gioco, è uscita. Quindi, magari non vi esce subito, però seguitela per 2, 3, 4 colpi, per un pochino magari potete giocarla, no? Seguitela. Quando esce, passate ad altro. Poi, magari dopo 4-5 volte potete aumentare un pochino la posta, no? Giustamente. Mai a oltranza, perché potrebbe pure succedere che non esce mai, però vedete che queste terzine sono elaborate in un modo fotonico. Bene. E adesso come si fa? Andiamo su menu, torniamo qui, ritorniamo al ritardo numeri 10 all'8. Ah, attenzione, una cosa importante: quando aggiornate le estrazioni, aggiorna da internet, mi raccomando, poi dopo l'aggiornamento sempre chiudere e riaprire il programma, chiudere e riaprire, altrimenti non vedete il ritardo dei numeri aggiornato, mi raccomando. Ok, attenzione allora, chi vuole avere nuovi pronostici, chi vuole utilizzare questo programma al meglio, chi vuole avere questo programma, segue sopra il mio numero WhatsApp e mi chiede 10 e l'otto magico. 10 e l'otto magico. Sotto trovate anche il link per ottenerlo direttamente. Funziona solo con Windows, non funziona sui telefonini. Con i telefonini ci fate le fotografie, i giochini, ma non funzionano questi programmi. Per questi programmi ci vuole un computer anche vecchio, anche un computer che avete in soffitta, ma deve essere Windows. Può essere anche un computer di 20 anni fa, basta che si accende. Bene. Abbiamo detto che vado a vedere l'attuale ritardo maggiore, che è, andiamo all'ultima qui, ultima, ok, è il numero 4. Quindi facciamo un pronostico con il 4. Dopo, chi ha questo programma potrà fare un pronostico anche con il 5. Ve lo consiglio. E anche con l'8. Teniamone 3, 3 in gioco, ok? Magari uno, come vi ho detto io, a 2 euro a ogni bolletta. Gli altri magari con uno solo, un solo euro. Prendiamo un pronostico, cerchiamo un pronostico con il 4. Come si fa? Torniamo al menu, andiamo al menu iniziale, andiamo su elaborazione e clicchiamo. Adesso non vi faccio aspettare, clicco ancora io un po' di volte su calcola fino a ottenere il numero 4 nella terzina. Eccolo, abbiamo trovato, cliccando qualche volta su calcola, abbiamo trovato questa terzina, che è fatta dai numeri 4, 74 e 19. Quindi si gioca la terzina, e poi si gioca 4, 74, 4, 19, 74, 19. Niente numero oro, doppio oro, non li perdete lì, non mettete lì i soldi, giocate solo questa cosa. Ovviamente su bollette separate. Separate, la terzina va su una bolletta e gli ambi su altre tre bollette. No, qui non funziona come nell'otto.
Attenzione, il valore del pronostico qua sopra, vedete qui c'è un valore, in questo caso mi ha dato 19, è compreso nella forchetta 11-20? Sì, quindi è un pronostico valido. Se la forchetta è molto più bassa, per esempio un valore 2-3-4, oppure un valore molto più alto, tipo 40-50, quelli non vanno bene, deve essere nella forchetta 11-20, un po' più su, un po' più giù, va bene lo stesso. Diciamo 7-25, va bene lo stesso. Ok? Quindi questo pronostico 4-74-19 va bene. E adesso ne guardiamo un altro, ce ne do anche un altro. Bene, ecco che abbiamo 4-27-71, 4-27-71 con gli abbinamenti, scusate, con gli ambi 4-27, 4-71, 27-71. Chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Vi ringrazio per l'attenzione e sopra trovate il link per avere questo programma che è una meraviglia fotonica. Sotto trovate il link per... sopra c'è il mio numero WhatsApp, sotto trovate il link per ottenerlo direttamente. Ciao a tutti, grazie per l'attenzione e un saluto anche dalla piccola Astrid, questa gattina bicolore che ci porta fortuna. Ciao a tutti.